Un'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata in carcere al capoclan dei casalesi Francesco Sandokan Schiavone e sei tra killer e partecipanti all'omicidio del vigile urbano Antonio Diana, ucciso nel 1989 a San Cipriano d'Aversa. Il provvedimento è stato emesso al termine delle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Caserta, coordinati dal pubblico ministero della DDA di Napoli, Catello Maresca e Simona Rossi. L'accusa per il boss del clan casertano, detenuto da 20 anni, è di essere stato il mandante del delitto consumato nell'ambito della guerra che alla fine degli anni Ottanta contrapponeva il gruppo controllato insieme a Francesco Bidognetti e Vincenzo De Falco alla famiglia Bardellino. Da Caserta è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.